Gli incidenti sul lavoro sono una vera emergenza, 4 le vittime solo nelle ultime ore, quasi 600 le morti bianche nei primi 7 mesi dell'anno. Giacinto Pinto. È ormai diventato un bollettino di guerra. A Gorla Minore, in provincia di Varese, l'ultima vittima. Un operaio di 39 anni è rimasto schiacciato tra due rulli di un macchinario industriale. In ospedale a Genova, dopo quasi un mese di agonia, si è spento Renato Nicolini, l'operatore di autostrade travolto da un tir in una galleria sulla 12, dopo che si era fermato a prestare soccorso a un automobilista rimasto in panne. E anche il rapporto INAIL, pubblicato proprio oggi, relativo ai primi 7 mesi dell'anno, racconta che sono aumentati i morti sul lavoro. 599 vittime, 12 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si muore di più in agricoltura, meno nelle fabbriche. Lieve calo invece delle denunce di infortunio. Diminuiscono al nord e al sud, vanno in controtendenza al centro e sulle isole. Infine si registra una crescita delle malattie professionali.